Io credo che il problema etico di questo nostro universo, l'universo in cui noi viviamo, il problema etico che poi in fondo investe la natura stessa di Dio, sia più che un problema filosofico o un problema morale, sia un problema di comprensione della realtà in cui noi viviamo. Quindi, se volete, è un problema di fisica. Capirete nel proseguo di questo video cos'è che esattamente voglio dire. Prima fatemi fare una premessa. Da secoli, da millenni, i filosofi, i sociologi, dibattono della natura di Dio e molti si interrogano sulla presunta bontà di Dio. In sostanza ci si chiede: com'è possibile che Dio sia buono se consente che avvenga tutto il male che avviene nel nostro mondo, se consente che avvengano le disgrazie, i terremoti, le guerre, eccetera? Quindi, in sostanza, il dubbio che resta è se effettivamente, se veramente Dio possa essere considerato buono in presenza di questi fatti drammatici che lui stesso consente, anzi, secondo alcuni, che lui stesso vuole. Bene, fatemi dire che secondo me il problema è mal posto. E il problema è mal posto per il semplice motivo che noi ci limitiamo alla determinazione, all'analisi dell'unica realtà che ci sembra di vedere, cioè il nostro universo. Ora, la fisica, dalla fisica quantistica in poi, ha già fatto diversi passi in avanti, molto importanti, che dalla fisica quantistica, appunto, alla teoria delle stringhe, è già arrivata sulle soglie della teoria degli universi paralleli, nella quale teoria brevemente si dice che il nostro è uno dei tanti possibili universi, uno degli infiniti universi di cui si compone la creazione, il tutto. Allora, seguitemi bene, se noi sosteniamo, pensiamo per un momento che Dio non sia il grande vecchio con la barba bianca che sta sulla nuvola, perlomeno spero che quest'idea di Dio ormai sia stata superata, ma se noi supponiamo che Dio sia il tutto, tutto ciò che c'è, quindi Dio è onnicomprensivo, è quella cosa, non so come definirla, che contiene e comprende tutto ciò che c'è. Dio dunque è la totalità del tutto. Se questo è Dio, allora il nostro universo, questo universo in cui noi viviamo, in cui ci sembra di vivere, altro non è che una parte di quel tutto. Quindi ciò che noi viviamo in questo universo è soltanto una parte delle infinite possibilità, delle infinite vite, degli infiniti universi che compongono Dio. Ora, capite che se voi la vedete in questa maniera, allora l'idea di bene o male, buono o cattivo, tutte le idee possibili scompaiono, per il semplice motivo che ciò che qui è male, in un altro universo è bene. Voglio dire, fatemi fare un esempio, se giochiamo a testo croce,
e tiriamo una moneta in alto, uscirà o testa o croce. Supponiamo che esca testa. Nel momento in cui esce testa, significa che la possibilità che c'era prima che uscisse croce scompare. Ora, seguitemi bene, non è possibile che scompaia, per il semplice motivo che se Dio è tutto, il fatto che la possibilità di uscire croce sia scomparsa significa che Dio non è tutto, ma è la metà di quel tutto, cioè testa. Affinché Dio sia tutto, significa che in un altro universo, in un universo parallelo, è uscito croce. Ecco dunque che di qua nel nostro universo è uscito testa, di là in quell'universo è uscito croce. In questa maniera Dio, che tutto comprende, continua ad essere tutto. Esattamente come, quindi spostandoci su un piano morale, se qui io ammazzo una persona e quindi mi rendo colpevole di un reato, probabilmente in quell'altro universo lui ammazza me e lui si rende colpevole di un reato. E quindi in un altro universo ancora nessuno ammazza nessuno. In questa maniera tutte le possibilità sono contemplate e Dio continua a essere tutto e non ce n'è bene né male, perché è bene in questo universo, è male in quell'altro, è neutro in quell'altro ancora. Nella somma di tutti gli universi non c'è né bene né male, perché tutto è neutro, tutto si compensa tra di sé e tutte le possibilità coesistono contemporaneamente. Ora, riflettendo su questo, l'idea che Dio sia buono o cattivo non ha più senso, perché Dio comprende tutte le possibilità che coesistono contemporaneamente in tutti gli universi possibili, e quindi la domanda è mal posta, perché Dio non è né buono né cattivo. Dio è tutto, tutte le possibilità. Dio è terremoti così come tramonti splendenti e solari. Dio è uragani così come il mare calmo, giornate bellissime, il profumo dei fiori, eccetera. Dio è tutto, non è né buono né cattivo, e tutto significa che Dio comprende tutte le possibilità, le quali esistono contemporaneamente in tutti gli universi possibili. Ora, questo, vedete, e torno al punto principale, è un tema che la fisica sta già sfiorando, che sta già dimostrando. Esistono già dimostrazioni scientifiche, esperimenti scientifici, che dimostrano che di fatto molte cose del nostro mondo si giustificano soltanto con la possibilità che esistono degli universi paralleli. Lo stesso Big Bang, come, diciamo così, fatto singolare, come inizio del nostro universo, che quindi rappresenta una discontinuità nell'evoluzione del nostro universo, cioè dell'universo in cui viviamo, diventa molto più plausibile nella teoria degli universi paralleli. Quindi in sostanza la fisica oggi sta, diciamo così, dimostrando scientificamente, numericamente, matematicamente, sperimentalmente, che la possibilità che esistano infiniti universi paralleli non è più un volo della fantasia, ma è una concreta, effettiva possibilità scientifica. E, a mio avviso, la grande, straordinaria notizia è che adesso fisica e mistica, fisica e religione cominciano a parlare la stessa lingua.